Contratti. Per il rinnovo si aspettano in media quasi 11 mesi. I mesi di attesa per i lavoratori con il contratto scaduto a febbraio 2011 sono in media quasi 11, in aumento sia su base annua che mensile. Lo rileva oggi l'Istat, che fa sapere che l'attesa media distribuita sul totale dei dipendenti a febbraio è di 5,7 mesi, con un lieve incremento rispetto a gennaio, 5,3 mesi, e significativo rispetto a un anno prima, 3,1 mesi. Contratti. Quasi 53% dei dipendenti in attesa. A gennaio l'Istat contava 44 accordi scaduti e 34 in vigore. A fine febbraio invece la situazione è leggermente migliorata. I contratti in attesa di rinnovo sono 42 per una quota di dipendenti pari al 52,6%, ma sempre di circa 6,9 milioni di dipendenti si tratta, prendendo in considerazione la cifra arrotondata. Le quote di contratti vigenti sono molto differenziate, variando da una copertura totale per il settore agricolo al 93,4% per l'industria e al 22,3% per i servizi privati. A partire da gennaio 2010 invece sono scaduti tutti i contratti della pubblica amministrazione. Giovani e lavoro precario. Mobilitazione il 9 aprile. Giornata di mobilitazione dei giovani il prossimo 9 aprile, con un appello firmato da giovani intellettuali, precari, lavoratori, studenti, che porta il titolo «Il nostro tempo è adesso, la vita non aspetta», gli organizzatori la spiegano come non solo una grande manifestazione a Roma, ma centinaia di piazze in tutta Italia, da cui gridare la nostra esistenza e il nostro desiderio, spiegano, non più rinviabile di vivere la vita, per rivendicare i diritti che oggi ci sono negati, per far sentire la nostra voce e raccontare chi siamo e perché, hanno spiegato gli organizzatori, vogliamo un altro paese, un paese che investa sulla ricerca e sulle giovani generazioni. Mentre nascono comitati in tutte le città della Lombardia e d'Italia, si stanno moltiplicando anche le iniziative in preparazione della scadenza, tra queste quella organizzata dalla CGIL Lombardia e dalla CGIL di Milano, in collaborazione con il Teatro Leonardo da Vinci per il pomeriggio di domenica 3 aprile. Fiat, marchionne, presto al 35% in Chrysler, all'inizio una quota in salita del 25%. Porteremo presto la quota in Chrysler al 35%, lo ha detto Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat, all'Assemblea degli azionisti. Marchionne ha ricordato che all'inizio dell'anno la quota è salita al 25%. Fiat da oggi si concentra soltanto sulle auto, lo ha detto il presidente della società John Elkann in apertura dell'assemblea degli azionisti, alla quale ha partecipato anche l'amministratore delegato Marchionne. Negli anni la Fiat, ha spiegato Elkann, ha deciso di concentrarsi su meno mestieri ma sul mondo. Con la decisione che avete preso l'anno scorso, la Fiat torna a fare automobili, solo automobili. Per fare automobili nel mondo di oggi è importante, ha spiegato Elkann, cercare di affrontare questo con grande focalizzazione, farlo più sul mercato e con più prodotti, ha spiegato. Fiat, Elkann, da sempre abbiamo guardato agli Stati Uniti. Da sempre la Fiat ha guardato l'America come il paese con cui poter fare accordi. Lo ha detto il presidente della Fiat John Elkann aprendo l'assemblea dei soci e ha sottolineato: per fare automobili nel mondo di oggi, dove ci sono sempre più mercati ed esigenze da clienti sempre superiori, è importante cercare di affrontare questo con grande attenzione e farlo più sui mercati e con i più prodotti.